per i giudici di primo grado del processo trattativa Stato-mafia, qui, per la prima volta, il boss fa apertamente il nome di Silvio Berlusconi, già citato nelle indagini sui veri mandanti delle stragi, ma finora sempre archiviato. L'ipotesi dei PM del processo trattativa è che la cortesia di cui parla Graviano c'entri qualcosa con la morte di Paolo Borsellino. Il primo a definire così l'attentato di Via D'Amelio in realtà è il pentito Tullio Cannella, che già nel 97 chiama in causa personaggi di alto livello con cui gli stessi Graviano a Milano avevano stabilito i contatti. C'è poi la questione dei rapporti tra Graviano e Dell'Utri, braccio destro di Berlusconi. Non sono mai stati provati, ma quelli con Cosa Nostra sì. Il pentito Gaspare Spatuzza poi, nel 2009, racconta ai PM quello che gli disse sul punto il boss. Nel gennaio del 94, infatti, Spatuzza e Graviano si sarebbero incontrati a Roma, al Bar Doney, di Via Veneto. Mi vengono fatte il nome di due soggetti, di Berlusconi, aggiungendo che tra cui c'è di mezzo un nostro compaesano, Dell'Utri. Grazie alla serietà di queste persone ci avevamo messo praticamente noi il paese nelle mani. I giudici del processo Dell'Utri non gli credono e condannano lo stesso Dell'Utri solo per il periodo antecedente alle stragi. La corte del processo trattativa crede a Spatuzza. L'incontro c'è stato. L'unica incertezza riguarda la data, o il 19 o il 20 gennaio. La DIA annota che la sera del 18 gennaio Dell'Utri dorme all'Hotel Majestic a Roma, che sta proprio vicino al Bar Doney. Una settimana dopo, i Graviano vengono arrestati a Milano. A cena con loro c'è anche Giuseppe D'Agostino, un favoreggiatore arrivato da Palermo perché il figlio deve fare un provino al Milan. E chi lo ha sponsorizzato già 2 anni prima è sempre Dell'Utri. L'ipotesi dei PM è che Graviano in cella si lamenti di Berlusconi per un patto che sarebbe stato violato. L'episodio dell'Etna, ricordato dal boss, risale al 2002. Berlusconi si trova in Sicilia e in qualità di premier afferma che il regime del 41 bis è illiberale ma necessario. Un'offesa che per Graviano è imperdonabile. Pagine di intercettazioni, un lavoro di ascolto delle confidenze del boss palermitano Giuseppe Graviano, condannato per le stragi di Cosa Nostra del 92 e 93. Racconti fatti al camorrista Umberto Adinolfi durante l'ora d'aria nel carcere di Ascoli Piceno. Registrazioni della DIA, durata 14 mesi, tra il 2016 e il 2017. Secondo la procura di Palermo, Graviano, parlando delle stragi del 92 e 93, tirerebbe in ballo Berlusconi. Racconterebbe Graviano: Berlusca mi ha chiesto questa cortesia, per questo è stata l'urgenza. E poi, mi stai facendo morire in galera. E chiamerebbe Berlusconi il traditore. Interpretazioni destituite di ogni fondamento, taglia corto l'avvocato Nicolò Ghedini, senatore di Forza Italia. Berlusconi non ha mai incontrato Graviano. Ma intanto i pubblici ministeri di Matteo, Teresi, Tartaglia e Del Bene hanno chiesto di acquisire nuovi documenti al processo per la cosiddetta trattativa Stato-mafia, in cui è imputato anche Marcello Dell'Utri, amico di Berlusconi e cofondatore di Forza Italia, in carcere per concorso esterno in associazione mafiosa. Tra le confidenze di Graviano ci sarebbe una frase riferita al momento prima delle stragi: avevamo il paese nelle mani. Una frase che ne richiama un'altra, simile, riferita dal braccio destro di Graviano, Gaspare Spatuzza, il pentito che ha consentito di svelare i veri retroscena della strage di Via D'Amelio e l'irresponsabilità di Graviano. Spatuzza, ascoltato in aula a Torino, tra l'altro raccontò: qui vengono fatte il nome di due soggetti, di Berlusconi, e qui gli venne a dire a Graviano se era quello del canale 5, aggiungendo che tra cui c'è di mezzo un nostro compaesano, Dell'Utri.